Un caloroso benvenuto agli amici della Web TV del Corriere Laziale. Siamo all'Angelo Collacchi di Segni per quello che è il derby storico dei Monti Lepini. Un commentatore d'eccezione oggi prestato alla promozione, qui con noi Gabriele Zentoni. Ciao Gabriele. Buongiorno Martina, buongiorno a tutti i nostri web spettatori. Un match da brividi veramente, perché per la prima volta nel calcio di promozione si affrontano queste due formazioni, la formazione del Segni di Conti e quella invece del Colleferro di Enrico Baiocco. Sì Gabriele, hai detto bene, questo è un incontro veramente molto atteso. La tribuna del Collacchi è gremita di gente e questo è il match che si aspettava. Eccoci al primo traversone per il Segni ed è Matozzo che aggancia sulla fascia destra, dribbling di Matozzo in aria, che calcia, incredibile la traversa di Matozzo, subito pericoloso dopo due minuti dal fischio d'inizio. Capovolgimento di fronte, ma Gavellucci rinvia, attenzione, rinvia troppo corto, Pasqualini ne approfitta, entra in aria, si smarca, ma l'arbitro ferma. Sì Martina, mi sa che è calcio di rigore, effettivamente la segnalazione del guardalino era stata molto chiara, guardiamo il replay. Eh beh sì, sembrerebbe esserci il fallo di mano. E dal dischetto vediamo che Bassanetti si coordina, debolissimo. Che intervento quello del portiere del Segni, importantissimo Martina, tieni subito la squadra viva. Avanza ancora il Segni con Barni che mette dentro per Capitan Biasotti, lo trova e poi il pallonetto del capitano a rete. Attenzione, no, c'è qualcosa che non va Gabriele. Beh sì, annullato per fuorigioco, aveva fatto veramente una grandissima giocata il capitano del Segni, comunque il fuorigioco non c'è, guarda il fermo immagine. Ecco che sulla metà campo Giacchè prova ad impostare il gioco, allarga sulla destra, sempre per Matozzo che dribbla e poi serve Biasotti che ricambia il favore, Matozzo in aria, attenzione, cade a terra, si gira, tenta comunque il tiro, Gavellucci ci arriva ma è gol, l'1-0 per il Segni, incredibile! Matozzo ha fatto un gol da opportunista, vero Martina, da terra, ha calciato a rete, Gavellucci non c'è arrivato e quindi è 1-0, un gol importantissimo questo. Parte il lungo rinvio di Gavellucci sulla fascia destra a cercare il capitano Biasotti che mette in mezzo, Rovitelli ci arriva, ma Binaco, incredibile, Binaco gli sottrae la sfera dalle mani, Gavellucci una papera eclatante, questo è il 2-0 del Segni ed è segnato Binaco. Eh sì Martina, fossi Gavellucci non mi farei vedere per le strade di Colleferro, un errore davvero gravissimo quello del portiere che apre la strada al raddoppio del Segni. E adesso si fa in salita per il Colleferro, che brutta l'entrata di Petrella su Giacchè, incredibile Gabriele. E questo è il secondo giallo Martina, adesso per il Colleferro si fa davvero dura visto che era lui quello che smistava il gioco. E allora è rimessa in gioco per il Colleferro, Molle aggancia la sfera e si fa avanti, si fa vedere del numero in area di Molle, attenzione che entrataccia di De Porzi. E ancora calcio di rigore Martina, ma De Porzi ha fatto un'entrata davvero assassina su Molle, gioco di gambe straordinario del numero 10 rossonero, vediamo il replay. Beh sì, il rigore sembra esserci tutto. Forse l'intenzione poteva essere quella di andare sulla palla, ma certamente. Non l'ha presa sicuramente Martina. E dal dischetto questa volta va Cardinali che si prepara. Concentratissimo, questa può essere la svolta per il Colleferro, va Cardinali e segna, questo è il 2-1 e si riapre la speranza per il Colleferro. Esecuzione perfetta Martina, con il destro, portiere da una parte, palla dall'altra e il Colleferro ora è di nuovo in partita. Abbiamo 15 minuti tutti da vivere Martina. Prova a ripartire il Colleferro, attenzione, Ferramini cambia tutto e allora siamo 3-2, Ferramini vede Ferraro che avanza da solo completamente sulla sinistra, si va avanti anche Gidi e Ferraro sceglie la soluzione da solo, tira e questo è il 3-1 per il Segni. Eh sì Martina, finisce qui la gara del Colleferro, Ferraro è stato bravissimo nell'inserimento, il piattone a battere Gavellucci ma Molle, che errore al centro del campo ed ora è veramente finita. Un ultimo giro di lancette, ancora il Colleferro prova a farsi pericoloso ma non c'è davvero più tempo, infatti Capone di Palermo fischia 3 volte, questo significa che il Segni si è aggiudicato il primo derby dei Monti Lepini. Cosa c'è di più gustoso Martina di vincere un derby e di scavalcare i propri cugini in classifica? Questa, attenzione, anche una piccola rissa adesso al centro del campo. Sì, sono Pasqualini e De Porzi che... Sì, arriva l'assistente, sì. Ma è già tutto risolto Martina, quindi può festeggiare il Segni che si aggiudica questo derby, scavalca anche il Colleferro in classifica e da oggi può guardare i cugini dall'alto.
Gabriele, grazie per esserti prestato alla promozione e salutiamo i nostri amici della Web TV del Corriere Laziale.